Ok. Coglioni, oh. Sti cazzo dei filmati che si saltano. Ok. Sì, alla chiusura della borsa. No, non può avere altro tempo. Conosce le condizioni e le conseguenze. No, non è una minaccia velata. È una minaccia diretta. Se non farà come dico, l'economia collasserà per colpa sua. Farò sì che lei sia privato del potere, umiliato e disprezzato. Tutto chiaro? Beh, allora venerdì. Buonanotte, signor Presidente. Ci sei riuscito, tesoro? Più di un trilione. Presto possiederò tutto il possedibile. Controllerò il mondo attraverso il debito. Ho il potere assoluto. Il mondo è finalmente la tua sgualdrina. Come me. Devi solo afferrarlo per i capelli, piegarlo e. Cosa c'è? Cosa che c'è? Una questione irrisolta. Una questione quale? Il figlio del traditore Sparta, Dante. Lui. È ancora là fuori. I cacciatori lo troveranno. Hanno trovato Sparda e la sua puttana. E in quel momento. Io gli aprirò il petto con le mie stesse mani e divorerò il suo cuore. Stay away and never.
demoni hanno accresciuto il proprio potere per millenni. Sono sul punto di controllare il genere umano. Cittadini, ci hanno tenuti addormentati in un sonno artificiale troppo a lungo. Dobbiamo svegliarci. Il folle mascherato che avete visto dice di rappresentare un'organizzazione chiamata l'Ordine. Questo gruppo ha rivendicato diversi gravi attacchi nel corso delle ultime settimane. È senza dubbio un traditore e un terrorista. E io non sono a favore della pena di morte. Perciò c'è un'unica soluzione. Fare fuori illegalmente il figlio di puttana. Qui Pop Barbas, svolgo solo il lavoro di... Dante! Vieni fuori! Sei in pericolo! Chi sei? Che cosa vuoi? Sei stato imprudente. Hai lasciato una traccia. Ti sta seguendo. Di che parli? Chi mi dà la caccia? Un demone cacciatore. È qui! Ebony, Ivory,
Mi siete mancate. Giù, so come uscirne, basta combattere il demone che ti ha trascinato qui. Non puoi combattere il cacciatore. Non è un demone come gli altri. Seguimi, subito. Dove sarà andata?
nostro inviato. Steve, non credo proprio ai miei occhi. Thank you.
L'uscita? Bene. Non va bene. Sì, va bene. Thank you.
abbiamo scovato. Tu sei morto, proprio come quella zoccola di tua madre. Quella zoccola? Non conosco mia madre, ma se mi stai dando del figlio di puttana non sei certo... Figo. Mia madre. Mi piacerebbe ricordarmela. Via da qui. Allora sali. È pieno di gente. Per favore. Prima ti ho aiutato. Non ho chiesto il tuo aiuto. Sappiamo tutto di te, Dante. Sono in un'organizzazione chiamata all'ordine. Mai sentita? Ha a che fare con quel tipo mascherato in TV? È il mio capo. Fantastico, non vedo l'ora. Ci hanno appena riferito di un attacco terroristico avvenuto al molo di Bellevue, nel distretto ovest della città. La polizia chiede alla popolazione di tenere gli occhi aperti, poiché potrebbero verificarsi altri attacchi ovunque, in qualsiasi momento e quando meno ce lo aspettiamo. Siamo sulle tue tracce, figlio di Sparta. Ora è solo questione di tempo. Ale, comunque ho sottovalutato la difficoltà, cazzo. Ho iniziato la difficoltà massima. Sto sudando. Benvenuto nell'ordine. Non me l'aspettavo così. È così che deve essere. I demoni sono tra noi, Dante. Stanno schiavizzando l'umanità. E lui è addormentato, sottomesso e indifeso. Noi stiamo reagendo. Siamo un gruppo che combatte per la libertà. Siamo l'ultima e unica linea di difesa. Difesa? Non avete possibilità. Non lasciamo nulla al caso. Abbiamo accumulato un gran numero di informazioni sui demoni e i loro collaboratori. Leader mondiali, banchieri, pop star. Possiamo colpirli duramente. Incredibile. Dante, sei proprio tu. Non ti ricordi di me? No. Cosa ricordi della tua infanzia? Beh, non molto. A 7 anni ho avuto la meningite, ho perso la memoria, perché... A me hanno detto che ho avuto un incidente che ha causato un'amnesia.
Età? 7 anni. E quindi? La meningite è un male umano. Tu non sei umano, Dante. Le guerre si combattono con gli inganni e tu sei stato ingannato. Il passato ti è stato nascosto per una ragione. Aspetta un momento, tu chi saresti? Mi chiamo Virgil. Ho fondato l'ordine per trovare un modo di combattere i demoni. Oltre alle spade e alle pallottole? Le armi possono vincere le battaglie, ma non la guerra. Noi usiamo la forza, sì, ma anche l'intelligenza, la politica, la propaganda. Credi davvero di ottenere qualcosa? Qualcosa? Se io e te lavoriamo insieme, credo che potremo sconfiggerli. Allora si tratta di questo. Ti servo per combattere i demoni, per salvare il mondo. Che altro volevi fare con la tua vita? Beh, ragazzi, sembrate molto simpatici, ma sono un tipo solitario. Non mi fido, lavoro da solo, cose così. Dante, non credo tu capisca cosa c'è in gioco. Se vuoi andartene, voltami le spalle, non posso fermarti. Ma commetteresti un grave errore. Non solo per te, ma per l'umanità. Per l'umanità? Sì. Pensi che me ne freghi qualcosa? Voglio mostrarti una cosa. Sì, che cosa? Chi sei realmente? Era casa tua. Non mi ricordo. Ti ricorderai. Kat, apri il portale. Che cosa fai? Il nostro mondo e il limbo sono strettamente sovrapposti uno all'altro. Si toccano in alcuni punti, che noi chiamiamo fenditure. È qui, nelle fenditure, che si creano portali per entrare e uscire dal limbo. Non ha un buon odore. Che c'è dentro? Un composto che ho creato in base a un'antica ricetta Wiccan. Sale marino, olio di squalo, schegge di ferro, liquido seminale disidratato di scoiattolo, peli di lupo. Ottimo. Vai. La casa custodisce dei segreti. Io ho trovato i miei, ora tocca a te. Come torno indietro? Ci resteremo noi. Fa attenzione, può diventare difficile. Come piace a me. Credi che funzionerà? Non sembra che gli importi. Va educato. Proprio come te quando ti ho trovata. Quindi questa era la mia casa. Beh, mostrami i tuoi segreti.